Buon pomeriggio e benvenuti a tutti. Partiamo oggi con il nostro primo Hybrid Meeting NH Hotels in Italia. Oggi parleremo di trasformazione digitale e dell'impatto che ha avuto nel mondo del turismo. Abbiamo con noi quattro panelist d'eccezione che ci racconteranno come la trasformazione digitale abbia impattato il loro mondo, dalla mobilità alla gestione delle relazioni e del network, alla meeting industry. Oggi la trasformazione digitale ha impattato effettivamente tutto il nostro mondo e anche il mondo degli eventi. Con piacere, stiamo quindi vivendo un hybrid event a tutti gli effetti. Siamo collegati da Milano, dall'NH Milano Congress da Roma col nostro hotel NH Collection Vittorio Veneto e da Madrid col nostro hotel NH Collection Colonna, ma con noi collegati anche tutti i nostri direttori di NH Italia da 26 città italiane, da Trieste in giù. Siamo quindi felici di partire con la nostra tavola rotonda, abbiamo un moderatore d'eccezione, il nostro direttore operativo Marco Gilardi, che quindi oggi farà da moderatore in questa tavola rotonda, eh, che con l'occasione parlerà appunto della trasformazione digitale nel mondo del turismo. Marco, a te la parola. Grazie mille Ambra, grazie mille davvero alla nostra velina, oggi è mezza bionda, mezza nera, quindi hai raggiunto le due veline in un colpo solo. Troppo... Sei ibrida. Sei ibrida, bravissima, ottimo. No, abbiamo questo, questo nuovo percorso, questo nuovo modo di fare eventi eh, che si deve sposare con quello che sarà un po' il nostro futuro. Abbiamo l'occasione di avere, eh, come diceva Ambra, due panelist qua su, su Milano e, e siamo collegati poi con, con Roma e con, e con Madrid. Eh, credo che sia anche il momento di, di partire un po' con le domande per andare subito sul vivo. Eh, cominciamo eh, dal, dal nostro professore Carlo Alberto Carnevale Maffè. Eh, professore che insegna a ISDA per tutto quello che è il mondo, SDA Bocconi che per tutto quello che è il mondo tecnologie futuri e, e, e possibili è eh, quello che ha sicuramente una voce molto autorevole e coinvolto in tantissimi aspetti di quello che sono eh, i possibili futuri mi piace chiamarli. Eh, parto con una domanda che mi, sono, che mi sono raccolto rispetto un po' agli studi che avete fatto eh, durante il 2020, quali sono un po' i pilastri di quello che pensate sia la trasformazione digitale? In questo, in questo nuovo futuro che ci si immagina, cosa. Ma Marco, vedi, il digitale ha intermediato ogni ambito della relazione umana. Eh, è entrato nelle imprese come piattaforma di dialogo e di coordinamento. È entrato nelle famiglie. Ormai le nonne fanno le riunioni con i eh, nipotini via, eh, via Zoom, eh, giocano a canasta via Facebook. Insomma. Il digitale ha buttato giù tante barriere e, ha vi detto bene, ha accelerato tantissimo i processi. Eh, però, noi qui dobbiamo parlare di turismo e dobbiamo parlare di ibridazione. Ora, i miei capelli, come sai, non sono particolarmente ibridi, ma il turismo è, se vuoi, geneticamente un'ibridazione. Perché cos'è il viaggio? Che cos'è eh, lo scoprire spazi e tempi nuovi se non un meticciato, eh, alla fine, è un, un contaminarsi. Allora, io penso che dobbiamo. Noi, che amiamo viaggiare, amiamo il turismo, che lo studiamo, dobbiamo accogliere con grande intelligenza, con grande apertura mentale questa ibridazione che un po' abbiamo subito. Per forza. E però, ragazzi, qui per rimanere, è inutile che ci illudiamo di tornare ai bei tempi andati. E dal mio punto di vista è una sfida importante. Cosa ha fatto il digitale in tanti settori, e in particolare nel turismo? È diventato da elemento transazionale. Il booking online, l'e-commerce, ha elemento processivo per cui si fanno le riunioni e il modo di fare le riunioni è cambiato. La gente è anche più, più produttiva perché prima le riunioni doveva girarsi in pollice, adesso intanto la riunione è un po' noiosa, manda le mail, fa le, fa le altre cose, Mi piace diventati... questo concetto no, è così, ma lo vediamo dai processi. Eh. C'è stato un aumento del 15% della produttività, perché la gente faceva troppe riunioni perdendo un sacco di tempo. Adesso lascia che parlino e comincia a lavorare. Non ve lo dico perché poi dobbiamo incorporarla questa ibridazione anche nell'offerta di un hotel, di un evento. Da Processivo però noi dobbiamo fare un ulteriore passaggio, quindi non solo transazionale, non solo processivo, ma addirittura esperienziale, proprio eh, il, il digitale diventa oggetto dell'esperienza. Quindi vado in quell'hotel perché il digitale lì è condizione di una esperienza piena, eh, di un evento completo. Eh, se vi ricordate, sono dieci anni fa, io ricordo un servito di Ambra, eh, venni a parlare... Uh, al, al vostro team dicendo ragazzi ormai la scala di Maslow, la piramide di Maslow vede alla base la richiesta del wifi, no? il wifi ormai da dieci anni era diventato, è tipo l'acqua corrente o il bagno in camera, quelle cose fondamentali della vita, io lo dico sempre, lo sanno, lo sanno i miei studenti, io potrei chiudere un'aula di bocconiani di 200 ragazzi per 48 ore senza acqua, Né cibo, ma lascia gli wifi. Eh, ma se gli stacco il wifi, <ride> mi, mi scoppia la rivoluzione. No? Eh, ora eh, è evidente che questa trasformazione digitale, che dobbiamo appunto accettare come sfida di differenziazione, chi vincerà in questo mondo del turismo ibridato? vincerà chi saprà accogliere il digitale nel sistema di offerta, in tutto il ciclo, dall'ingaggio iniziale all'accoglienza, all'esperienza, fino al follow-on no? e al follow-up. Quindi il digitale non è un nemico, il digitale è un modo per selezionare professionalità, strategia e organizzazione da artigianato e buona volontà, se posso dire. No? Quindi io lo vedo come una sfida interessante che... Eh, le stesse imprese, se posso pensare al business travel, no? che, eh, può, qualcuno può, può dire che è morto, non è morto, assolutamente. Noi abbiamo ancora bisogno di rivederci, ma abbiamo bisogno magari di parlare con i colleghi che stanno in un'altra time zone. Allora che cos'è il business travel? Prima era una tragedia greca, se vi ricordate, avevamo un po' di studi classici, la, la tragedia greca è unità di spazio e di tempo, cioè tutti qua nello stesso momento. Adesso diventa un modello, se posso, copernicano, cioè non siamo noi il centro del mondo, ma siamo parte di una grande legge di gravitazione e dobbiamo in un certo senso coordinarci. Io lo trovo affascinante tutto questo, Marco. Mm? Ti faccio una domanda, eh, per quello che riguarda la parte emotiva soprattutto di alcuni eventi, dove le, 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 tanti fanno la si, pensano, ma riuscirò a trasmettere le stesse emozioni, le stesse sensazioni quando faccio un evento ibrido eh, o, o quando è tutto eh, troppo online che cosa ne pensi credi che sia un dubbio ragionevole o semplicemente Beh, legato troppo al passato sì noi che, noi che magari non siamo nati nativi digitali abbiamo ancora queste, queste forme di romanticismo se penso ai miei studenti loro non hanno questa distinzione per loro l'ibridazione tra fisico e digitale è connaturata e quindi guardo loro e dico sei tu che non hai Percepito che il mondo sta cambiando. Ora io non vedo una separazione tra online e offline ehm, e vedo la capacità dei migliori di, di, di fare sintesi. Allora, se Amazon si compra una catena distributiva di, eh, di, di ortofrutta perché vuole riproporre il punto fisico, qua, qualche ragione c'è, no? Allora la mia proposta è molto semplice: smettere di considerare queste due realtà come due realtà opposte e eh, provare a fare sintesi, ecco, di questa ibridazione ci chiede sintesi, sintesi organizzativa, sintesi strategica. Eh, poi dopodiché è evidente che chi è venuto su, fatemi dire col pollice opponibile, attaccati ai social media, non è che ha grossi problemi col digitale, no? I miei studenti, ripeto, non fanno più telefonate perché va a perdere tempo. La telefonata è tempo allocato a parlare con una persona sua, che per uno studente è del tutto inefficiente. Quando pare parlare minimo con 50 persone per volta? Vedi l'economia di scala, no? I miei studenti sono bravi, eh? guarda che ne ho qui qualcuna. È eh? <ride> eh, 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 il tema quindi del, del, dell'esperienza, va, va solo inteso. D'altra parte, scusate, eh, guardate Netflix no? e guardate l'esplosione del digitale online come elemento di continuità. Poi torneremo nei teatri e torneremo nei cinema, ma non come opposizione, ma magari come continuazione. Bene, quindi siamo sulla, strada, siamo sulla strada giusta, vuol dire che ci stiamo muovendo in questo matrimonio fra l'online e l'offline. Devi portarlo anche negli eventi però. Dobbiamo. Beh, ragazzi, noi che digitale portavamo negli eventi? Al massimo proiezione di PowerPoint, oppure cominciamo con un bel filmato. Eh C'è cioè, un po' di strada beh. da fare, no? Sono 25 anni che usiamo PowerPoint, forse era anche il caso di darsi una mossa e di incorporare... No, non pretendo di fare come... Guerre stellari, uh, che sappiamo, l'avatar di. non quello magari. Però eh, capire che il digitale è parte dello show, se posso dire, no? E sì. che bisogna progettare gli eventi, eh, come dire, ibridi by design, e non, subire, mh, e non subire la distanza come una separazione, ma vivere il digitale come come dire, una, un avvicinamento, everybody is just a click away, pensiamoci così. Okay? Sì, 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 pensiamoci sì. così. E noi ci vogliamo credere perché siamo qua proprio eh, immersi in questo tipo, in questo tipo di evento. Vivendo. Questo e è siamo, il nostro evento ibrido. Ci siamo dentro, ci siamo dentro. Faccio una domanda adesso a Giuseppe Maier, amministratore delegato di I'm Communication. Per quello che riguarda invece eh, la vostra esperienza, quindi con un, 2000, un 2020 che è stato un po' fermo sotto tutti gli aspetti, ma gli eventi fisici, i congressi, le convention, eh, la, 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 la formazione continua in ambito medico, eh, sono tutti stati eh, tra, trasformati a livello digitale nel 2020, è stata un'imposizione. Eh, dopo un anno di virtual meeting che cosa vi aspettate per il, 21, per il 2021 che sarà ancora? Siamo ancora, non siamo ancora usciti, siamo ancora dentro, e per gestire questi eventi ibridi e quali sono le richieste dei vostri clienti, che cosa, cosa vi stanno chiedendo? Provo, spero che mi si senta, grazie mille per l'invito, grazie mille, per, grazie mille per, la, uh, per la domanda. Allora io mi ero preparato una serie di risposte, però dopo aver sentito il professore andrei da tutta un'altra parte, ma... Um, provo andiamo a braccio, a andiamo sul a braccio. Tempo, andiamo braccio. Sul andiamo sul creativi. Esatto, esatto, esatto. Allora, eh, devo dire, io sono uno de degli anziani, non nativo digitale, sono degli anziani digitali, nel senso che ormai sono vent'anni che mi occupo di queste robe qua. Eh, ricordo che forse abbiamo fatto con un'azienda che si chiamava CHL il primo sito di e-commerce via mobile. Se lo ricorda, professore? L'ho caso aziendale. E e-commerce via mobile, noi in CHL sapete come lo facevamo? Lo facevamo con gli SMS. Eh, per cui fondamentalmente tu mandavi un SMS, noi registravamo il tuo numero di telefono, se in quell'SMS mettevi il codice del prodotto, lo compravi. Eh, e all'epoca ricordo che noi lottavamo tanto per spiegare anche ai fornitori, alle aziende, ai produttori, guardate che sta arrivando il digitale, la frase tipica che noi ripetevamo è eh, non è se arriverà nella tua industria, ma è quando arriverà nella tua industria. E c'era una fatica pazzesca, credo che il professore ne abbia vissute tante, di, di, relativa al mondo del POC, bisogna fare proof of concept, bisogna vedere se effettivamente il digitale ha senso o no, bisogna capire... Se questa cosa strana che su alcune aziende produce così grandi valori, lo può produrre anche nella nostra industria. E ovviamente proof of concept, mentre tu hai la tua business che va avanti, è un po' come cambiare le ruote a una Formula 1 in curva a 300 km all'ora. È complicato. Poi, poi è arrivata questa cosa che eh, tutti abbiamo subito <ride> e tutti, non ne voglio parlare come una cosa positiva perché per molti versi è drammatica. Però un aspetto positivo ce l'ha, e cioè ci ha dato un proof of concept. Io ricordo alcune prime riunioni che facevamo uh, con colleghi in giro per il mondo, in giro per l'Europa, dove una delle frasi tipiche era quella frase di Frankenstein Junior, del tipo Ah, ma quindi si può fare? <ride> cioè, riusciamo anche a entrare in relazione in questa modalità. Questi si chiamano no, i cigni neri. Arriva il cigno nero e improvvisamente scopre: Ma si poteva fare. E questa cosa del si poteva fare ha creato una serie di opportunità. Ora, nel mondo della comunicazione c'è un evento, secondo me, storico, che è quello del 1941, il primo spot mai andato in onda, che ci permette di parlare di un effetto che secondo me è quello che stiamo vivendo ancora oggi, che si chiama effetto Bulova. Nel 1941 arriva fuori il primo spot televisivo mai andato in onda, è di Bulova, e cosa succede? La radio era un mezzo commerciale da una ventina d'anni, la stampa lo era da un centinaio d'anni, arriva una nuova tecnologia, arriva una nuova opportunità. E cosa fanno le aziende in fronte a nuova tecnologia? La usano, ma come la usano? Ecco, vi consiglio: andate a guardare, cercate Bulova 1941, first commercial, e vedrete questa immagine statica di un orologio molto grande con una voce in sottofondo che dice America Ransom Bulova Time. Punto. Il primo spot mai andato in onda, quindi il primo di una serie che ha prodotto milioni di euro in termini di valore, era una roba che metteva insieme la stampa e la radio perché questo è quello che la gente conosceva. Allora, qual è il problema degli effetti Bulova? Che non tengono conto della grammatica del mezzo in cui si trovano. E quanto ci hanno messo noi della comunicazione a imparare che quello non era il modo migliore? Ci abbiamo messo 20 anni, dai primi spot degli anni 40 ai spot che prevedevano montaggi, musiche e quant'altro, ci abbiamo messo 20 anni. Ora, noi oggi in Italia siamo più o meno al ventesimo anno di età, quindi dovremmo aver imparato una lezione. Forza. Però, dal mondo della, del travel, dell'industria, Effettivamente questo è stato l'anno zero, no? da tanti punti di vista. Noi come AIM Group in generale, come AIM Communication, quello che abbiamo visto sono stati uh, due fenomeni diversi. Il primo, appunto, il dramma. Non possiamo più fare gli eventi come prima. E quindi, e quindi proviamo a usare le piattaforme virtuali. Questa cosa devo dire che è andata anche abbastanza bene, perché la tecnologia c'è, cioè la base da un punto di vista digitale c'è. Qual è stato il primo effetto dopo i primi due o tre mesi? I nostri clienti hanno cominciato a dire: perdonate il francesismo da lingua alta, che palle, cioè, bello, sto lontano, è divertente, ma poi alla fine? Alla fine mi mancano tutti quegli elementi positivi dell'esperienza fisica che in qualche modo devono essere, devono essere gestiti. Allora ha preso moda la parola ibrido, no? Facciamo una cosa che è insieme fisica e anche digitale e che porta a mettere insieme le cose. Ecco, io, senza nulla togliere il nome dell'evento, che secondo me è fantastico, però ce l'ho un po' con l'ibrido. Per quale motivo? Perché mi sembra un po' eh, come la DAD, come la didattica a di distanza. Professore, che spero che sia d'accordo con me in questo. Cioè, nella scuola noi siamo partiti da un problema, non possiamo fare la scuola come prima, prendiamo esattamente quello che facevamo prima e lo facciamo a distanza. Se avete le figlie adolescenti, sapete che in questo momento, mia figlia ha 16 anni, già sarebbe un demonio per conto suo. Sono molto coinvolti ma, adesso. Ma in, dad. ma in più ora è diventata veramente Satana. Allora, <ride> cosa è successo? Abbiamo preso gli eventi. E li abbiamo portati a diventare eh, virtual event con l'ibridità. Però in realtà a me piacerebbe cominciare a pensare, e secondo me noi abbiamo un'enorme opportunità in questo momento, ed è quello che stiamo cercando di fare con i nostri clienti. A immaginare cosa succederà quando non avremo queste limitazioni. Quando non avremo queste limitazioni, potremo viaggiare di più, potremo rifare altre cose. Sono d'accordissimo, professore, non torneremo alla fase di prima. Ma questa è l'opportunità per far sì che i prossimi eventi siano eventi aumentati. Cioè, le interazioni che facciamo, il professore parlava di esperienze ed è stravero, noi parliamo nel marketing di esperienze da dieci anni. Adesso proviamo a capire cos'è l'esperienza delle persone. L'esperienza delle persone è la somma delle interazioni che le persone hanno con la nostra marca, siano fisiche o siano digitali. Mm. Ora, il digitale ci permette di tracciarle queste esperienze. Io ho un anello qui, non so se lo conoscete, si chiama Aura, che traccia il mio sonno. Fondamentalmente è incapace di dirmi quanto batte il mio cuore, quanto dormo durante la notte, mia moglie me lo mette per forza di cose perché lo devo portare. Ma è chiaro che questo può portare a migliorare la mia vita, perché tracciando la mia esperienza fisica di sonno e di riposo mi aiuta a capire quando devo andare a dormire. Allora, la domanda che ci dobbiamo porre, secondo me, così arrivo alla fine e smetto di fare il predicozzo è: eh. grande opportunità adesso? Perché quell'accelerazione che sarebbe capitata in 15 anni, in 20 anni, magari distruggendo le industrie in modi inimmaginabili, è venuta subito e ci ha costretto subito a ripensare questo settore. Adesso però è l'occasione da non perdere, cioè adesso è il momento di pensare come posso creare queste esperienze di valore tali per cui ogni singola interazione con i nostri clienti ci porti a imparare di più dei nostri clienti. Chiudo con una piccola sintesi. Secondo me nel futuro... Le aziende di successo saranno quelle che avranno la capacità di creare prodotti digitali. Cos'è un prodotto digitale? L'email è un prodotto digitale? No. Uh, mentre i sistemi di collaboration come Slack, sì. Qual è la differenza fra l'email e la collaboration? È che l'email è uno strumento che non migliora con l'uso. Gli strumenti di collaboration migliorano con l'uso. Ci sono tante aziende che realizzano anche prodotti fisici capaci di migliorare attraverso l'uso. La nostra sfida come industria deve essere quella di riuscire a creare questi prodotti, creare questi servizi, creare esperienze che non soltanto riempiano la vita delle persone anche quando torneremo a un mondo pienamente fisico, ma permettano anche di migliorare la relazione con l'azienda tramite l'esperienza. Secondo me questa è una bellissima sfida da affrontare. Grazie Giuseppe, credo che tu abbia detto davvero tanto e siamo contenti di almeno di poter rispondere in questo momento alle necessità attuali che, nella maniera nella quale sappiamo rispondere oggi, ma... Come catena alberghiera volta al futuro, dobbiamo sempre essere pronti a raccogliere ogni sfida, ogni nuova sfida per andare sicuramente verso un, un futuro dell'evento dell ancora da descrivere. Perché oggi abbiamo tante idee, ma come sarà lo scopriremo. Un certo. pezzettino alla volta nessuno si sarebbe mai immaginato quello che è successo quest'anno, o meglio, l'anno scorso e ancora un po' quest'anno. Vedremo, vedremo come, come evolveremo nel futuro. Allora, eh, sentiamo anche da Roma, mi collego con Roma insieme al, al padrone. Di casa, la velina romana. Non la vedo eh, ancora sullo schermo, ma arriverà a breve. Spero non ci siano problemi di connessione. Eccola là, ciao e velina Romana eh, Francesco <ride> Mennella, il direttore di, del, dell'NH Vittorio, Vittorio Veneto, NH Collection Vittorio Veneto che farà un po' il padrone di casa con i due panelist che abbiamo nella nostra capitale. A te la linea, Francesco grazie, grazie Marco. Un benvenuto virtuale a Roma e ai nostri ospiti eh, Fabio Piersantini Head of Travel Security di Leonardo Meccanica e Tobia Salvatori eh, direttore di Convention Bureau Italia. Io vorrei ehm, subito la prima domanda eh, a Fabio per chiedergli come avete reagito in quanto azienda global alla trasformazione digitale relativamente alla gestione della mobilità. Sì. Allora, grazie per la domanda, e grazie per l'invito. E buongiorno a tutti. Eh, come abbiamo reagito? Allora, un'azienda di oltre 30.000 persone eh, diciamo, ha, ha vissuto questo, questo cambiamento, questa spinta immediata, fatemi dire, che eh, diciamo, la, la pandemia poi di fatto ci ha obbligato a um, eh, a fare nel, nel, nella, mh, nella trasformazione digitale e relativamente alla mobilità eh, con tutta una serie di azioni che si sono sviluppate poi nell'arco dello, dello sviluppo della, della pandemia a partire dai primi due mesi, no? sostanzialmente marzo e aprile, dove c'è stato poi eh, il lockdown che ha visto calare drammaticamente qualsiasi necessità, o meglio, non qualsiasi necessità di spostamento. Eh, visto innalzarsi un picco di necessità di spostamenti per rientrare in Italia, in maniera estremamente urgente, chiaramente perché tutte le persone che avevamo in giro per il mondo eh, avevano necessità e desiderio di rientrare a casa perché la situazione stava ovviamente precipitando, lo, lo sappiamo tutti. Poi c'è stata una fase completamente di stop alla, alla mobilità. Successivamente, dai primi di maggio in poi, si è ripreso con l'allentamento delle, delle misure di sicurezza ed abbiamo ricominciato a prendere un po' il via con, eh, con le trasferte. Eh, cosa ha comportato tutto questo? Eh, chiaramente, lato azienda, c'è stato quel primo momento, di, lo dico senza, senza problemi di difficoltà nel reagire a una situazione così eh, impegnativa e inaspettata. Eh, le richieste che ricevevamo dalle persone che erano in giro. Io poi mi occupavo io oggi mi occupo di travel security, scusate, ma eh, una giusta precisazione. Ma fino al 31 dicembre ero responsabile della mobilità del gruppo, quindi eh, non a caso <ride> sto parlando di queste cose. Dicevo, eh, abbiamo ricevuto eh, tutta una serie di richieste di supporto, sia dalle varie divisioni che noi abbiamo e anche dai singoli per capire come si dovevano comportare. C'è stato quindi un momento veramente di, ehm, fatemi dire, anche di eh, sforzo nel rassicurare le persone che eh, sapevamo cosa stavamo facendo, anche se devo dire la verità, poi è chiaro, no? di fronte a una situazione eh, imprevista eh, devi dare anche un senso di sicurezza agli altri anche se magari non sei così convinto che quello che stai mettendo in piedi cioè, sia effettivamente valido o meno. Devo dire la verità che poi con la collaborazione di tutti i colleghi, le varie funzioni eccetera, le cose sono andate eh, molto bene e quindi abbiamo poi risposto in maniera, in maniera adeguata a quelle che erano le esigenze delle persone. Temi di trasformazione digitale. Um, noi eravamo già su un percorso di trasformazione digitale e questo ci ha infatti aiutati non poco nella, nella gestione di questa, di questa situazione. Um, avevamo già avviato il processo di implementazione di un self-moving tool, quindi no, uno strumento informatico molto più user friendly per gestire le trasferte, ma che si è rivelato poi. All'atto pratico, uno strumento molto importante anche per il tracciamento delle, dei nostri eh, viaggiatori, eh, sia um, in ambito nazionale che sia in ambito internazionale. Questo perché? Perché le, ehm, le funzioni HR di fatto chiedevano un costante aggiornamento di quelli che erano i viaggi che si venivano eh, a programmare. Chiaramente questo dal eh, 4 maggio, se non ricordo male, in poi. Eh, e quindi abbiamo fornito con cadenza veramente eh, sistematica tutti questi report con tutte le persone che si trovavano a, a viaggiare. Perché devo dire la verità: noi, come azienda, fortunatamente eh, al di là di quello slot dei due mesi di marzo-aprile, eh, subito dopo abbiamo ripreso a viaggiare. Vi dico un dato per tutti: sebbene il mix sia poi cambiato radicalmente ma già a eh, luglio il nostro viaggiato domestico era a, a meno 20% rispetto al 2019 quindi avevamo ripreso <ride> veramente eh, a pieno e, chiaramente non tutto l'internazionale eccetera però ecco il, lo strumento digitale ci ha aiutato a fare tutta una serie di azioni che sono appunto del moni di monitoraggio nei confronti delle persone che stavano viaggiando capire quali misure suggerire e dare ai diretti interessati, vuoi per tamponi, vuoi per procedure di ingresso in alcuni paesi europei e non europei per eh, efficientare e rendere diciamo, eh, questa esperienza e poi noi ci siamo mossi ovviamente eh, per business, abbiamo dei business governativi per cui non si può non andare in determinati, verso determinati clienti e quindi questo ci ha aiutato anche a risolvere tutta una serie di Diciamo difficoltà pratiche no? che poi si sono venute a verificare. Dicevamo poco fa, no? in, in, prima dell'inizio dell'evento, dell che eh, è simbolico no? anche un, un episodio che è capitato, che praticamente dei, dei colleghi si sono trovati ad andare, se non ricordo male, nella penisola arabica, adesso eh, non ricordo se Kuwait o, o, o Qatar. E per una settimana di lavoro sono stati fu fuori ufficio, diciamo, un mese e una settimana. Quindi, eh, perché 14 giorni prima di quarantena, la settimana di lavoro e 14 giorni dopo, per, per rientrare, capite bene che fare un, un viaggio, il business travel, diventa anche on oneroso per, per un'azienda. Quindi, questo sicuramente dal punto di vista del controllo. Eh, Dall'altra parte, noi stiamo, ed oggi, proprio come, come funzione di Travel Security, stiamo lavorando per implementare e distribuire un'app che è finalizzata un po' a supportare il viaggiatore eh, nel suo percorso eh, di viaggio e chiaramente di attiva, attivandola solo chiaramente, in situazioni di emergenza per poterlo geolocalizzare e poter avere un canale di comunicazione diretto. Uh, e quindi fornendo uh, tramite una, so chiamiamola una sorta di centrale operativa interna aziendale le informazioni eh, al singolo su come comportarsi in determinate situazioni. Chiaro, qui andiamo su un campo di travel security vero e proprio, quindi non solo temi legati alla pandemia o quant'altro, però sicuramente è un supporto che l'utente eh, in viaggio ha, sicuramente che prima di fatto non aveva, se non banalmente un, un telefono e eh, questo ci consente di avere una comunicazione bidirezionale tramite uno strumento, uno strumento digitale eh, quindi questa cosa sarà a breve entro il primo quarto del, di quest'anno la, la rilasceremo Grazie grazie Fabio, Prego. interessantissimo e invece a Tobia Salvatori, direttore di Convention Bureau Italia chiedo come mh, ha impattato la forte mh, accelerazione digitale che ha coinvolto anche la gestione delle relazioni commerciali, dei buyer, dei network. Ecco, questo aspetto anche mi sembra molto, molto topico. Buonasera a tutti, buonasera a tutti e grazie di nuovo per, per il coinvolgimento. E allora, diciamo che sicuramente nel momento in cui la crisi pandemica è iniziata, anche le organizzazioni che si occupano di promuovere le destinazioni sono state calate, loro forze, in uno shock. La prima dinamica nella quale siamo entrati, eh, che ci ha coinvolto eh, a prescindere dalla modalità di comunicazione. Quindi, a prescindere dagli eh, eventi o dalle nuove modalità digitali è stata quella di un silenzio forzato. Perché se guardiamo i buyer di, improvvisamente tutti noi ci siamo trovati senza buyer, senza clienti. Perché la programmazione eh, è venuta meno. E quindi eh, da lì. Quello che abbiamo fatto noi è stato un processo di analisi di, dello scenario e di tutte quelle che sono state le evoluzioni che sono entrate immediatamente no, a far parte della nostra vita, anche guardando agli strumenti uh, digitali che abbiamo iniziato anche noi a utilizzare. Um, quindi uh, in, le modalità di connessione. Um, i vari strumenti Zoom, eccetera, eccetera, così come le modalità di comunicazione basate sul, sul web, webinar, eccetera. Um, da lì però è nata un'ulteriore riflessione che io trovo estremamente interessante e che mi fa piacere aver risentito anche negli interventi precedenti. Um, ci siamo resi conto che il modello che stavamo utilizzando uh, per la promozione era un modello di fatto obsoleto. Ovvero, nella, nei processi di promo-commercializzazione, tutti noi eravamo tendenzialmente abituati a, uh, al concetto di evento. Il concetto di evento, che ha delle particolarità e de, de, sicuramente dei vantaggi, dei vantaggi che dobbiamo assolutamente tornare ad avere il prima possibile, ovvero quello di incontrarci in presenza. Uh, la. Necessità di stringere una mano, di vederci faccia a faccia, di, di percepire anche il paraverbale, è un qualcosa che l'uomo di per sé ha innato, è una, è una necessità atavica che sicuramente non vogliamo superare. Per contro, però, l'evento, per come lo abbiamo sempre organizzato, per come l'abbiamo sempre vissuto, ha dimostrato di avere dei limiti. Uh, primo tra tutti quello della durata temporale. Uh, un evento per definizione inizia e ha una fine. Ed è questo quello che abbiamo visto anche nella trasposizione degli eventi promo commerciali uh, nel periodo della pandemia. Ovvero, molti organizzatori hanno iniziato a um, riproporre online ciò che prima facevano offline. Bene, benissimo, perché comunque è, stato garantito una, è stata garantita una forma di contatto tra buyer e tra supplier, però l'osservazione che abbiamo fatto noi come Consumer Italia, eh, e vedo che piano piano anche altri ci, ci, stiano, ci stanno arrivando, è perché non stiamo riuscendo a sfruttare ciò che il digitale di per sé ci dà da sempre e specialmente eh, perché non stiamo riuscendo a calarci in quelle che sono le ehm, ormai abilità eh, delle nuove generazioni, che sono connesse 24 ore, 24 ore su 24, per cui eh, specialmente i giovani, le nuove generazioni, sono abituate a ehm, cercare e a ottenere risultati, a ottenere risposte eh, in tempo zero. Ed è questo quello che dobbiamo consentire loro anche nel momento della promozione e del dialogo eh, tra domanda e offerta. Da qui voglio raccontare quella che è la nostra nuova case study, eh, ovvero uno strumento, una piattaforma digitale che abbiamo voluto chiamare Boxit, quindi questa grande scatola all'interno del quale eh, troviamo sia l'offerta italiana, ma che mh, poi a, alla quale abbiamo dato accesso anche ai, ai clienti, che è una forma di integrazione dell'evento. Noi sicuramente avremo bisogno di una forma di evento, di un attrattore, eh, sia nella sua modalità digitale, quindi ad esempio un webinar, ehm, che nella sua forma fisica. Però attraverso l'utilizzo di una piattaforma, in questo caso Boxit, stiamo andando a consentire agli utenti di rimanere sempre connessi perché eh, a quel punto stiamo superando, andremo a consentire agli utenti di superare quello che, è, lo, lo dicevamo prima, è il limite dell'evento. L'evento, una fiera ad esempio, vado, se non incontro la persona che sto cercando in quel momento, poi la possibilità sfuma. Esattamente la stessa cosa che è avvenuta in questi mesi per alcuni eventi che si sono riproposti sul digitale. Ecco, questa è una sfida... Che dobbiamo superare, dobbiamo passare anche nei modelli di promozione da un concetto di evento ad un concetto di servizio. Quindi, sempre disponibile: 24 ore su 24. Quindi, um, in questo senso, la, la, la sfida che ci viene proposta è una grande sfida, è una grande opportunità. Lungi da me dire che la crisi che stiamo vivendo è esclusivamente una opportunità, è, è, è drammatico. È drammatico quello che stiamo vivendo, uh, però ci, trovo che sia stato un percorso estremamente stimolante e che ci ha consentito finalmente di andare a sfruttare tutte quelle tecnologie, tutte quelle competenze di cui di fatto stiamo parlando da anni, perché se parliamo di eventi ibridi, è almeno dieci anni che ne stiamo parlando. Ieri, proprio ieri stavo guardando una, un webinar. Dove ripercorrevano il primo evento ibrido che è stato fatto una decina di anni fa. Ecco, è da allora che stiamo parlando di eventi ibridi, però vuoi per forse dinamiche commerciali, vuoi perché ancora non eravamo totalmente convinti della bontà della, della soluzione, l'abbiamo sempre lasciata da una parte. In realtà ci stiamo rendendo conto che, ok, ci impone tutta una serie di difficoltà. Lo vediamo a no? dover mettere a sistema più destinazioni, dover garantire una, una connessione adeguata affinché eh, gli utenti possano godere dell'esperienza evento, eccetera, ma ci dà anche delle opportunità enormi: la possibilità di interagire con molte più persone rispetto a quanto un evento possa fare. Uh, oppure la possibilità di avere il messaggio dell'evento riverberato nel tempo uh, affinché l'evento stesso possa essere rivenduto più volte, anche al di là di quella che è la sua forma fisica. Quindi ecco, um, ci sentiamo un po' come Clint Eastwood nella... Uh, Uh, per un po' di dollari no? i Rocco da una parte, i Baxter dall'altra sì. e noi nel mezzo ecco, dobbiamo sfruttare questo essere nel mezzo uh, avere la possibilità di uh, innovare e mettere e trovare il modello economico giusto affinché lo si possa sfruttare appieno grazie grazie mille Via, eh, ovviamente grazie Fabio e eh, ripasserei la linea, la palla come si suol dire a Marco a Milano. Presa, presa la palla, eh, mi, tolgo, mi tolgo la mascherina. Io avevo una, una domanda per, per Tobia: eh, come, come pensate di riuscire a far innamorare ancora? chi sta cercando una destination, un paese, eh, eh, per fare un evento, per creare un momento di... Eh, che poi la forma dell'evento lo vedremo, perché poi lo vedremo come, come andrà a declinarsi nel futuro 21-22. Ma... Come pensate di far innamorare le persone? Perché una volta, quando qualcuno doveva scegliere una destination per fare un, che ne so, un grande congresso, veniva qua, lo portavate in giro, gli facevate toccare con mano quello che poteva essere eh, l'esperienza che poi avrebbero vissuto le persone invitate a questo evento e che avrebbero lasciato indelebile nelle loro, nelle loro memorie eh, questo, questa, questa sensazione che, che chi lo organizzava voleva far, far passare come messaggio. Eh, quindi quell'unione fra... Eh, il, il verbale, il non verbale, il, il, la formazione, ma anche l'emozione che si vive quando magari riesco a unire la parte leisure alla parte business e eh, a far vivere determinate eh, esperienze. Faccio l'esempio: ehm, il gusto. Oggi, col Covid l'hanno tolto, però la possibilità di, di, di toccare anche la gola, eh, che sappiamo essere collegata con tante altre parti, col cuore in principale, però sulle sensazioni e con le emozioni, come, come pensate di poter arrivare a questo? Ecco. Eh, è una bellissima domanda, bellissima domanda, ehm, per la quale stiamo ancora cercando la risposta più giusta. Allora, perché è una. Come dire, è una funzione che ha molte, molte variabili. Eh, credo che la prima variabile da prendere in considerazione è quella temporale, nel senso è quando riniziare a comunicare. Perché ancora la percezione che abbiamo e eh, lo vediamo perché comunque eh, stiamo mantenendo un contatto diretto con, eh, con i buyer eh, di tutta Europa principalmente. Uh, ancora non, la, la, la clientele internazionale, io parlo prevalentemente di clientele internazionale perché è quello il nostro focus di riferimento, non si sente pronta a, uh, a ne, neanche a, a iniziare un, un processo di programmazione dei propri eventi. Quindi uh, quello è senz'altro un aspetto al cui dobbiamo tenere in, in considerazione. Um, secondo, uh, il messaggio che dobbiamo uh, ricostruire è un messaggio diverso rispetto a quello che stavamo dando fino a ormai 12 mesi fa, nel senso che se andiamo a vedere quelli che sono i criteri di scelta di una destinazione, perché comunque questi dati già li abbiamo, vediamo come uh, il, il, il criterio e eh, anzi la necessità di garantire la sicurezza dell'evento quindi la sicurezza sanitaria dell'evento in particolar modo, è diventata prepotentemente la prima, eh, il primo criterio di, di, di ricerca. In questo senso la promozione, l'attività di, di convincimento di Bayer passa da un grandissimo gioco di squadra che deve essere effettuato da tutta una destinazione. Il gioco di squadra, eh, anzi la squadra è composta non solo dagli operatori, ma da chi poi quella destinazione è chiamata a promuoverla, in questo caso noi, l'ente del turismo, eccetera, ma anche da un sistema istituzionale che garantisce determinati standard, che riconosce determinati standard. In questo senso il lavoro che ehm, è stato fatto nei, in questi mesi... Uh, lo dico molto serenamente, non da Convention for Italia, ma ad esempio da FederCongressi no? Che ha uh, lavorato in maniera veramente profondissima sui protocolli di sicurezza. È un lavoro super prezioso che deve essere messo a sistema e deve essere riproposto come garanzia uh, per i clienti, i clienti che torneranno a organizzare eventi. Su come rendere l'Italia affascinante. Eh, allora. Diciamo che partiamo già bene, cioè non tiriamoci la zappa sui piedi, nel senso che non piangiamoci addosso, che è un po la, la, la caratteristica di, di lunga data di noi italiani. Comunque abbiamo a che fare con un patrimonio, che è un patrimonio, al di là di tutto quello che è la nostra cultura, il, il fascino storico, eccetera, che non è svanito e, e, e rimane. E che è ancora riconosciuto, rimaniamo comunque tra, i primi, tra le primissime destinazioni desiderate per il post-Covid. Um, sicuramente, anche se do, dovendo mixare, no, e, e quindi incentrarci su quello che è il tema no, della, della riflessione di oggi, tra il, il fisico e il digitale, è, come dire, trasmettere quelle, quelle sensazioni. Non è semplice, uh, sicuramente una modalità eh, che però ripeto è una modalità già sperimentata negli anni passati, che dobbiamo abituarci a mettere a sistema, è quella di un coinvolgimento attraverso, uh, che ne so, organizzare un evento digitale, magari sfruttando la tecnologia che stiamo sfruttando anche oggi, quella degli hub e fare in modo che chi partecipa anche a distanza all'evento digitale possa avere, possa godere no, della, di alcuni accenni della cultura dell'Italia dell in questo senso. E quindi magari torneremo a fare eventi di promozione eh, con una base a Monaco, una base a Londra, una base a Parigi e a tutti quanti no, faremo fare dico una banalità, lo so, però una, un wine tasting di vini italiani. no? Ecco, um, questo per rendere il tutto estremamente semplice, mi rendo conto, eh, però uh, nel momento in cui ancora non possiamo incontrarci, queste sono delle piccole accortezze che potremmo, uh, potremmo introdurre. Um, spero di aver risposto in, in parte alla domanda. Tobia, grazie. Mi senti? Sì. Eh, sì. Grazie davvero. Eh, sì, mi hai risposto. Dalle volte eh, le cose semplici sono quelle che funzionano meglio, quindi... Eh, sono completamente d'accordo con, con quello che hai detto e, e soprattutto grazie per il lavoro che fate perché il vostro successo diciamo è molto legato al nostro successo quindi se la destination funziona noi come albergatori della, del, del posto abbiamo una domanda che poi è gestita da, altri, da altre realtà che ci aiutano a fare di un evento un, un successo indipendentemente dalla forma che sia bene, grazie mille ancora Adesso ci colleghiamo con il eh, col nostro NH Collection Colon a Madrid dove ci dovrebbe essere il direttore commerciale Ruben Casas eh, che, al quale passo la parola. Che tal, Ruben, come sta? mi oyes? Marco, ti oigo bien. Muy bien, bien. ti dejo la parola entonces. Grazie, grazie. Eh, buonasera <ride> a tutti e grazie per la vostra parte, partecipazione. Eh, ho il piacere di presentare... Riccardo eh, Galanti, Regional Director of Sales eh, for Sea Event. Eh, Riccardo, eh, siete la, siete la eh, piattaforma che ha anticipato la digitalizzazione nella meeting industry. Eh, come vedere eh, per il eh, 2021 il passaggio da eventi virtuali ad eventi hybrid? Eh, che dati eh, potete eh, condividere? Eh, rispetto al comportamento di mercato futuro Perfetto, innanzitutto grazie grazie mille Ruben, grazie a tutti voi per averci dato oh. questa opportunità oggi, eh, un saluto da Madrid dove finalmente dopo tre settimane è smesso di nevicare quindi siamo riusciti a, ad arrivare al Colonna di Madrid no, a parte gli scherzi, prima di rispondere alla tua domanda volevo anche un attimo rilacciarmi a quello che ha detto Tobia che ho trovato molto interessante due punti il primo discorso, come diceva giustamente Fabio, non possiamo parlare appunto di quello che sta succedendo come soltanto un'opportunità. però è vero anche che chiaramente le opportunità, sappiamo bene che in periodi di grande crisi vengono fuori. Io ho sempre presente, cosa che non sapevo ma che ho conosciuto, ahimè, durante questi mesi, che effettivamente la grande crisi del 2009, quando nacquero quelle applicazioni come WhatsApp, eh, Uber, eh, anche diciamolo Airbnb, che. Pur essendo un grosso pericolo, insomma, per, eh, non per il nostro business, ma diciamo insomma, che non è che sia facile ecco, la, la, la convivenza. Però, ecco, tutte queste grandi applicazioni sono venute fuori proprio durante un periodo di crisi. Quindi, sicuramente insomma, la stessa cosa succederà durante questa, questa crisi che stiamo vivendo. Quindi, ecco quella è una cosa che mi è molto piaciuta. Eh, L'altra cosa a cui mi volevo rilasciare è anche il discorso del ha detto giustamente Tobia che nel frattempo mentre aspettiamo appunto che eh, ci si possa rincontrare face to face dobbiamo mettere appunto in, in campo determinate azioni ecco vorrei appunto chiusare su quello dicendo speriamo di poterci rincontrare face to face molto presto come stiamo facendo oggi insomma. ora venendo invece alla tua domanda Ruben ehm, grazie innanzitutto per la descrizione di Sevent come diciamo il precursore della digitalizzazione nella meeting industry effettivamente è una definizione che mi piace molto e che ci definisce eh, penso che tutti voi che siete collegati insomma sappiate che conoscete sicuramente il brand Seven, sap sapete quello che facciamo eh, probabilmente lo conoscete perché eh, ricevete rfp mais attraverso la nostra piattaforma ecco volevo prendere due minuti soltanto per fare una piccola introduzione non introduzione ma diciamo per far capire a tutti coloro che sono eh, collegati, che Civant è molto più di ciò. Eh, il nostro grande business in realtà è quello di supportare i meeting ed events dalla A alla Z nei confronti delle aziende. Infatti, lavoriamo con le più grandi aziende a livello mondiale, internazionali, locali. Eh, prima della pandemia stavamo appunto aprendo tantissimi uffici anche a livello locale, proprio perché la penetrazione voleva andare oltre gli USA, gli US e gli UK. Quindi ecco il nostro, il nostro business era, e speriamo appunto che torni ad essere, supportare l'azienda. La, la quando dico azienda, è supportare il meeting ed event, eh, registrazione, supporto logistico: dalla stampa dei badge alla persona che passa appunto il badge quando uno entra all'evento, applicazione, marketing, pre, post, after evento. Tutto e chiaramente anche qua la distribuzione dell'evento stesso. Quindi potete immaginare insomma, quando purtroppo a febbraio-marzo eh, successe quello che successe, l'azienda si trovava in ginocchio. Insomma, e come tutte le grandi aziende, insomma, abbiamo cercato di reagire eh, in maniera strutturata, eh, abbiamo visto subito che comunque c'era tantissimo appetito ancora nei confronti degli eventi. E di fatti la cosa Molto interessante, che fece la nostra azienda che riuscì a sviluppare in, in pochi mesi, fu appunto creare questa nuova tecnologia che si chiama Virtual Attendee Hub, che è una tecnologia che permette appunto gli eventi virtuali e che a dimostrazione dell'appetito che c'è nel mercato di comunque cercarci, eh, riunirci, è storicamente il prodotto di Sevent che è cresciuto di più come pipeline nel corso degli ultimi mesi. Quindi, proprio. A dimostrazione di un appetito che chiaramente c'è e non verrà mai a mancare perché sappiamo che umanamente abbiamo bisogno di incontrarci e anche per fare affari insomma è, è importante il face to face e non solo il virtuale ora venendo proprio sullo specifico e sapendo che appunto cement è comunque un'azienda capace di darti una, una vista a 360 gradi su quello che sta succedendo ecco ho messo assieme alcuni ehm, Alcuni dati, eh, chiaramente stiamo parlando di un qualcosa che sta nascendo adesso, cioè il library events è un qualcosa, per esempio oggi siamo qua a parlare eh, di library events perché è appunto un qualcosa che sta lanciando la business unit NH Italia, quindi insomma è un qualcosa che ancora è molto, è molto embrionale. Quello che noi stiamo osservando e che ci fa piacere condividere oggi è che il livello di registrazione agli eventi che noi stiamo riscontrando... In questo anno è molto simile a quello che era il 2019, quindi gli eventi continuano comunque ad avere eh, luogo, però in maniera chiaramente virtuale. Non entriamo nel caos, le restrizioni purtroppo dovute a livello di paese, a volte anche di regione. Eh, stavo appunto stamattina proprio con il team di NH. E ho potuto in prima persona vedere quanto è difficile perché magari provo a fare un evento in Galizia. Mi chiamano. Guarda, in Galizia è uscita l'ordine, cioè, come si dice? Non mi ricordo neanche la parola in italiano, però, insomma, hanno, hanno appena annunciato che non possiamo fare più eventi quindi è molto difficile. Eh, poter fare una pressione di questo genere, però ecco chiaramente c'è ancora voglia di riunirsi e è chiaro che lo switch sia su virtuale. Da un punto di vista invece più analitico, il dato positivo che vorrei oggi condividere è appunto relativo a una rinascita forte del trend di RFP. Non stiamo parlando di materializzazione, chiaramente è un dato che attualmente ci sfugge, stiamo parlando comunque di piccoli numeri. Quello che possiamo sicuramente dire è che ci aspettiamo nella seconda parte del 2021 il doppio di richieste. Di quello che stiamo vedendo adesso. Un qualcosa che forse può anche suonare banale, perché chiaramente tutti speriamo di andare verso momenti migliori, però ecco, dire che da luglio a dicembre aspettiamo un sourcing doppio rispetto a quello attuale, dove già vediamo un aumento, mm -hmm. credo che sia una cosa molto, molto interessante e molto positiva. Tra l'altro, abbiamo già notato anche una riduzione della booking window, ovvero. Tempo fa, eh, quando dico tempo fa, dico qualche mese fa, si parlava appunto di RFP che venivano inviati dove la event date era 2022. Adesso già vediamo appunto alcune richieste che parlano di settembre, ottobre, novembre, dicembre. Già qualche bel evento, richiesta d'evento per il 2022 la US, che è comunque è un mercato stra importante per, per l'Europa, specialmente per paesi come la Spagna e come l'Italia, insomma. Penso, Ruben, che stiamo andando nella direzione giusta, certo. E certo. chiaramente, come si dice, insomma, sperando che da qui a giugno non succeda niente di nuovo, insomma, e che con il vaccino si riesca a, insomma, a tenere a bada questo virus e che nel frattempo le cose vadano bene. Ma va. Tutti stanno sperando, sperando la stessa direzione. Eh, bellissimo, esatto. eh, molto, eh, molto eh, interessante. Eh, hai, hai passo la parola ah, sì. a Roma nuovamente. Volevo solo aggiungere una cosa molto veloce: eh, che un altro trend che vediamo è sicuramente, il, ehm, come dicevo prima, appunto l'hybrid event o qualcosa che nasce adesso. Eh, chiaramente, la tendenza di massima che vediamo è che lo small meeting sicuramente nel breve termine tornerà ad essere un face to face più facile da organizzare, più immediato e se il cycle è molto più corto. Invece per quanto riguarda il medium and large event, diciamo che quello siamo quasi sicuri che sarà Hybrid. Ora la mm -hmm. domanda è quanto sarà Hybrid, per quanto tempo? Chiaramente noi pensiamo che Hybrid è qua per rimanere, insomma, non perché sia una cosa temporanea. Oui. Infatti... Un esempio lampante è il fatto che il nostro... Eh, evento di punta che è Seventh ConnET eh, US, ma anche ConnET Europe, quest'anno quasi sicuramente sarà virtuale. in forma completamente virtuale. Ovvero, eh, ConnET US sarà a Las Vegas, sappiamo già che sarà in un hotel, in uno di questi hotel enormi di Las Vegas, però sarà un evento dove ci sarà una componente discreta, insomma, di persone che saranno face to face. E poi tante persone che per sperati motivi non vorranno viaggiare, non si sentono ancora pronti, magari appunto sono soggetti un po' a rischio, ma che comunque vogliono essere parte dell'evento e che quindi insomma vorranno partecipare. Stessa cosa con il nostro evento a Londra a novembre, con Europe, anche lì appunto lo faremo eh, appoggiandoci ad un hotel eh, Ciò mi permette anche di introdurre l'ultima cosa che volevo condividere con voi oggi, ovvero che è ancora un work in progress per noi perché, come dicevo prima, è tutto così nuovo. Però ecco, tutti coloro che sono in questa call immagino che conosciate sevent.com e sapete che quando ricevete RFP eh, arriva da lì, da quella pagina. Ecco, ehm, la cosa interessante è che stiamo valutando, sapete no, che la nostra piattaforma vi permette filtri, vi permette i filtri di visibilità... Uh, hotel con promozioni speciali, hotel con un certo numero di sale, hotel con un minimo di metri quadrati, mm. hotel che offrono full service limited bla. Una cosa che vorremmo inserire, visto che c'è domanda, è un nuovo filtro che dice quali sono gli hotel che sono pronti per l'agridepens. Dobbiamo andarci con i peli di piombo perché chiaramente non vogliamo essere garanti del successo dell'evento, perché magari poi quel giorno tutto va male. Forse metteremo in campo una sorta di programma di certificazione è ancora come dicevo prima work in progress però ecco è importante penso sapere che Siemens sì, che come te ben detto è comunque eh, l'azienda che ha portato la digitalizzazione della meeting industry stia pensando appunto a, ad essere pioniera anche in questo tipo di, di filtri per dare al planner quello che cerca e anche per dare agli hotel che stanno investendo soldi e tempo eh, quello di cui hanno bisogno, insomma, vero una promozione extra, una visibilità extra, dicendo guarda il mio è sicuro in cui puoi fare il tuo evento. Ecco. Scusate per il lungo intervento. No, 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 no. <ride> bellissimo, bellissimo, bellissimo. No. Grazie mille, eh, passo la, la parola a Roma. Milano, la prendiamo da Milano, la prendiamo da Milano, Ruben. Non mi avevi detto che parlavi italiano, adesso poi la prossima riunione invece di parlare io spagnolo parli te italiano. Ringrazio anche Riccardo che vedo che ad essere compaesano di Ambra gli piace cacchierare poco come a lei ed è, questa è una gran cosa da toscano, lo posso dire anch'io, va bene così. Ci, ci divertiamo. Gra ok, perfetto. Beh, io, qua da Milano, volevo fare un altro paio di domande e poi ehm, lascio la chiusura a, a, a Ambra. Sia per Carlo che per Giuseppe. In maniera spassionata, che cosa consigliereste voi alla industria degli alberghi okay. come prossimo passo per essere più pronti? a quelle che potranno essere le necessità, fermo restando che ci sono talmente tante variabili in gioco che diventa difficile avere la pozione magica che funzionerà per tutti. Però ecco, così di cuore, visto che siete degli esperti, avete una, una, una grande visione di, tanti, di tutti gli aspetti futuri di, 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 del vostro lavoro, delle vostre ricerche, spassionatamente due o tre consigli che noi ascoltare... Eh, fa solo che piacere poi assorbiamo. Eh, assorbiamo di fatto questa, questa modalità di evento che potrà non essere perfetta ma è quella che noi pensiamo possa essere la, la nostra risposta delle necessità arriva proprio da, da, una, da rispondere alle necessità del mercato quindi okay. eh, che cosa ci consigliereste così proprio one, Guarda, Marco comincio io se, se posso certo. e, e più che un consiglio è un'analisi tracciabilità e certificazione end to end perché questo serve il digitale? A offrire trust, fiducia, eh, e lo stiamo vedendo dallo sviluppo delle tecnologie nell'accompagnare il visitatore dentro ai processi di ospitalità. E ci voglio mettere tre o quattro elementi che stiamo vedendo molto importanti: uno è everything touchless, QR code, voice assistant. Eh, che vuol dire che l'infrastruttura dell'evento deve essere abilitata chi di voi ha esperienze Cina, Corea, Taiwan, Hong Kong sa molto bene che eh, non vai da nessuna parte senza QR code eh, perché la società li ha concepito che l'individuo e la collettività si devono come dire, reciprocamente riconoscere con un patto di rispetto delle regole quindi end to end certification è il primo punto che devo dire assolutamente Uh, questo comporta anche come dire, guest engagement. Uh, quando arrivi in un posto, avere tutti i servizi a portata di voce ormai, no uh, e a portata di, uh, di smartphone, dove lo smartphone è l'intermediazione relazionale ineludibile. Uh, C'è un pezzo in più che devo dire, essendo tuttora parte della task force europea che si occupa delle tecnologie a supporto del covid che si chiama eh, Digital Health Passport è un tema che IATA sta studiando, si chiama Travel Pass che noi abbiamo studiato a partire da febbraio perché pensavamo di vogliamo, rivogliamo il nostro diritto di viaggiare e eh, adesso che stanno arrivando i vaccini la cosa è un po' più chiara eh, eh, e io invito tutti dell'industria dell dell'hotel a, a, a fare pressione sull'opinione pubblica perché la certificazione della vaccinazione è un atto di grande libertà e di tutela della privacy, nonostante quello che si dice. Perché un pezzo di carta ti tutela molto di meno di quanto ti tutela un dato su una blockchain riservata e distribuita per farvi capire. No? Allora, per me questo tema: quindi di un hotel e di una struttura ricettiva e quindi di un evento i cui processi sono stati digitalizzati. End-to-end end e sono stati certificati e tracciati. Questa è una prima garanzia. Quindi altro che la stanza eh, o la meeting room: no? Tutti i ogni passo dell'evento va progettato e certificato. Che è quello che facciamo nelle filiere alimentari su, via, nelle filiere farmaceutiche. Non, non spaventiamoci e non è così costoso, è più un tema culturale. L'altro è l'elemento oggettivo sociale istituzionale. Questa certificazione deve essere interoperabile, deve, essere, deve poter funzionare scendendo da un aereo, arrivando a un aeroporto, salendo su un taxi, perché questa catena della sicurezza è un bene pubblico, è un bene pubblico che quindi va tutelato e rispettato. Ora questo dialogo quindi tra imprese e eh, ospitalità, che è un dialogo privato, deve diventare dialogo istituzionale con le autorità che devono prendere atto di queste cose. Quindi io vi invito a fare... Il giusto livello di lobbying con le istituzioni perché questa cosa venga assolutamente accelerata. Ne va per l'Italia sicuramente della, di una ripresa accelerata, ma anche, ripeto, di, di una cosa che poi rimarrà, perché? Eh, eh, sicurezza, certificazione, eh, customer engagement, sono temi che vanno oltre questa pandemia e, e diventano parte del servizio. Ris rispetto delle regole, che è una cosa che deve entrare un po' nella cultura probabilmente non così ligia come la nostra, dove siamo sempre lì alla ricerca dell'eccezione, ma forse è anche il momento di cambiare un po' il modo di vivere quello che è la collettività a 360 gradi, non solo quella privata, ma anche quella eh, lavorativa, che, che deve avere delle regole ben chiare. Giuseppe ti ascoltiamo tutti orecchie. <ride> allora, <ride> la, la, la prima cosa che mi sentirei suggerire è di cominciare a uscire dall'idea che il digitale sia una parola digitale, no? perché in realtà visto che ci siamo stati costretti no? in quest'anno a avere a che fare, digitale sono tante cose diverse, sono mille cose diverse. Io ricordo tanto che ieri se avete avuto curiosità di guardare un po' i giornali avrete visto che alcune azioni sono andate a, alle stelle mm. e il motivo è che ci sono alcuni ragazzini sui eh. social media degli Stati Uniti che si sono messi d'accordo per fare in modo tale, tramite operazioni più o meno legali, che le azioni andassero a quel livello lì, o ancora i social media sono tutti uguali: i social media no, sono tutti diversi. Eh, recentemente in Italia, in ultime ore addirittura, è esploso un nuovo social media si chiama Clubhouse, riservato eh, a pochi iscritti, ma che sta crescendo in modo pazzesco. Il messaggio qual è? Secondo me ci sono tre parole chiave che, per ogni industria, ma in particolare per questa, possono essere particolarmente utili rispetto al digitale. Il primo è l'apertura, cioè essere disponibili, aperti, a poter personalizzare l'esperienza in funzione di quello che le vostre clienti, business e privati, sono interessati a ricevere. Io immagino che ci sarà un mondo non lontano in cui io entro in una camera d'albergo, per esempio, e posso dire, ciao, sono Giuseppe, e lui riconosce che mi piace quel tipo di musica, mi piace quel tipo di colore, mi piace una serie di, tipo di esperienze. Questo magari è fra mille anni o fra due ore, però è una cosa che il cliente sente molto. Quindi apertura perché... Riuscire a incrociare i dati che arrivano dall'esterno, dalle esperienze che io faccio sugli altri social mi dà valore. La seconda cosa, dialogo. Uh, dialogo, secondo me, è un elemento fondamentale. Io credo che ci saranno, ci sono molte opportunità per cambiare modelli di business, alcuni li abbiamo raccontati, alcune esperienze sono molto molto interessanti e sicuramente varrebbe la pena approfondirle. Riuscire a dialogare è uno degli elementi fondamentali di questo. Il paradosso avendo questi strumenti digitali così dovunque è che stiamo vivendo già adesso un'epoca che è quella post-digitale, dove il digitale è un po' come l'elettricità, per cui se non c'è, è il problema, non il è contrario. Vero. E l'ultimo è, in un contesto simile, così ricco e digitale, inevitabilmente dobbiamo diventare un po' più smart, cioè dobbiamo diventare un po' più disponibili a, a, a sorprendere anche il nostro visitatore, a sorprendere chi lavora con noi, magari con qualcosa che non si aspetta. Um, io ricordo sempre con molto piacere una delle prime esperienze fatte nei nuovi Disneyland Park uh, dove c'è il Magic Band. Non so se avete presente questi aggeggi strani dove incredibilmente potevi fare la coda senza fare la coda. Puoi ricevere a casa in camera le fotografie invece di doverle prendere in diretta. Uh, puoi pagare al ristorante senza avere la carta di credito. Ecco, ritornare in un mondo nel quale abbiamo l'opportunità di essere fisicamente presenti è un'enorme opportunità, tutti lo desideriamo infinitamente. Credo che i nostri clienti, business e privati, che sono stati costretti fisicamente a casa, che si sono quindi digitalizzati molto di più, adesso si aspetteranno delle esperienze molto più ricche di questi, di questi elementi qua. Grazie Giuseppe, ho fatto piacere perché hai detto una cosa sul controllo vocale che ti si sistema la camera, noi abbiamo lanciato la Mood Rooms che non è quella. Perché è un diciamo dipende da, da un tablet dove tu scegli in che mood sei e gli dici, ah, sono triste, dammi un po' d'allegria, ti dà da un certo, po' d'allegria. Certo. Eh? Però ecco, mi fa capire che qualche cosa stiamo comunque disegnando <ride> e grazie entrambi per, per quello che ci avete suggerito. Sono completamente. Eh, siamo una spugna, noi dobbiamo esserlo, perché se non lo si è, si perdono delle opportunità. Io mi taccio che eh, e passo la parola a Ambra, ti ringrazio per questa opportunità perché al netto di tutto è, è sempre un momento per, per ascoltare, apprendere e soprattutto crescere un pochettino e, e sfruttare al meglio il tempo, quindi grazie del, dell'invito anche da parte mia. Io ringrazio tantissimo tutti i nostri panelist da Milano a Roma a Madrid, eh, oggi abbiamo voluto vivere noi di NH un evento ibrido, viverlo dall'inizio perché l'abbiamo organizzato noi, noi siamo il nostro business case. Vorremmo raccontare proprio perché volevamo vivere noi l'organizzazione di un evento ibrido. È stato divertente, è stato challenging perché sicuramente tante cose nuove, eh, stiamo parlando di tecnologia di cui ancora magari non siamo molto esperti, quindi ci affidiamo a, a dei partner d'eccellenza. Però quello che credo sia, eh, quello che è emerso dal contributo super fantastico di tutti voi, è che dobbiamo muoverci, ci siamo, eh, è avvenuta questa trasformazione importantissima, eh, non possiamo stare lì a guardare, ci dobbiamo attivare, vogliamo far ripartire la meeting industry e l'evento ibrido sicuramente è nel breve, nel medio termine, quello che eh, potrà aiutarci a, a vivere nuovamente eh, l'evento, potersi riunire. Io credo che la componente virtuale ci sarà da ora in poi sempre, non è più. Diciamo, una condizione che non sarà più presente, non torneremo più agli eventi, come diceva il professore, con una PowerPoint semplicissima e al massimo dell'emozione un video. Oggi noi abbiamo visto come, insieme a un partner che oggi eh, ci, ci supporta, che è Netix tutte le opportunità che possiamo fare virtuali, ma con una presenza fisica. Oggi siamo collegati dalla sala congressi dell'NH Milano Congress, siamo collegati dalla sala congressi dell'NH Collection Vittorio Veneto e dalla sala congressi dell'NH Collection Colonna. Questo è il modello ibrido, è il modello con gli hub territoriali. Come NH quindi eh, volevamo raccontarvi brevemente qual è il nostro prodotto e quindi... Eh, raccontarvi appunto come abbiamo dovuto immediatamente muoverci mettere in campo delle partnership strategiche con partner virtuali partner digitali come Netic ma anche in tutto il mondo come la nostra capillarità sia eh, di base un successo per gli eventi ibridi noi come NH e come gruppo minor copriamo tutto il mondo e tutte destinazioni che vanno da, dalla Thailandia al Sudafrica, all'Europa, agli Stati Uniti. Possiamo quindi offrire hub territoriali che si, sono, che si collegano nello stesso momento virtualmente. Quindi la capillarità è sicuramente strategica all'interno dell'organizzazione di un evento hybrid. E aggiungo con piacere la parte ancora più importante è il protocollo Health and Safety. Feel Safe in an Age è il nostro protocollo, è il nostro protocollo meeting dove abbiamo messo in atto degli standard molto ben precisi su come poter portare avanti un meeting all'interno dei nostri alberghi. Questo ci teniamo a sottolinearlo, è stato comunque un concetto che è emerso all'interno eh, anche di Riccardo, del contributo di C-Event, del professore, ma oggi è un driver, un driver per gli eventi e lo deve essere, la sicurezza di affidarsi a un partner che può garantire degli standard elevati, può garantire il distanziamento corretto, può garantire dei protocolli molto mh, efficaci sulla gestione della ristorazione, questo è fondamentale, lo stiamo vivendo perché i nostri clienti ce lo raccontano e anche Tobia raccontava come questo sia un, un criterio base, il primo criterio, che diventerà ormai neanche più una, è una condizione sine qua non. Per quello devo dire che eh, nel processo di ripartenza credo che molti clienti si affideranno a dei partner che potranno garantire questo perché a tutti gli effetti, e ve lo faccio vedere brevemente... Eh, Abbiamo vari protocolli eh, con SGS che è il nostro partner per la parte di certificazione sanitaria e di pulizia, arrivo brevemente a, alla slide perché ci tengo a sottolineare il nostro protocollo Feel Safe in NH, ma appunto spazia da tutto e torno anche sul discorso digitale. Non è solo il meeting ibrido, non è solo hybrid events ma come NH abbiamo il fast pass che dà l'opportunità di non, eh, di fare il check in online, quindi evitare l'eventuale assembramento eh, alla reception che comunque era un momento dove ahimè a volte poteva succedere ci fosse eh, una, una coda, una fila abbiamo il guest mobile che è un'app un che ti dà la possibilità di prenotare i servizi all'interno dell'albergo e di avere una condivisione e una comunicazione costante tra l'ospite e l'albergo e il personale dell'albergo. Quindi NH si sta digitalizzando e si è digitalizzata in tutto il processo e in tutta l'esperienza dell'ospite. Dell e questo sicuramente credo insomma, che rappresenti un essere al, al passo con i tempi. Quindi torno a dire, l'evento di oggi nasce perché volevamo condividere con dei panelist assolutamente d'eccezione, perché veramente abbiamo con noi eh, personaggi che tutti i giorni lavorano con la digitalizzazione e che creano la digitalizzazione del nostro mondo. Per cui onorati di avervi avuto, onorati di aver avuto Tobia e Fabio Persantini da Roma, Riccardo da Madrid. Racconto solo brevemente quanto il nostro partner Netic eh, sia stato fondamentale nello svolgimento e nell'organizzazione di questo evento, per cui vorrei lasciare 5 minuti dove ci raccontano anche loro quello che in tutto il 2020 hanno lavorato, perché loro sono stati invasi, credo, da, da uno tsunami poiché eh, a tutti gli effetti sono stati eh, chiamati a trasformare tutti quelli che erano gli eventi fisici in eventi 100% virtuali. Quindi eh, per loro credo sia stato un anno fantastico. Adesso vogliamo lavorare insieme, essere mano nella mano nel, nella prossima fase, nel prossimo step, che è l'evento ibrido. Quindi l'evento ibrido, lavoreremo insieme, tecnologia e ospitalità. Questo è quello che ci aspetta il futuro. Quindi vediamo un attimo eh, cosa ci racconta NETI e com'è andata la loro organizzazione nell'ultimo anno. Ciao a tutti, sono Vittorio Bassi di NETI Group e voglio mostrarvi quali sono i nostri servizi di show digitali per presentazioni di prodotto, convention e congressi in live streaming. In questa dimostrazione mi trovo nei nostri uffici e davanti a me ho delle videocamere e la regia. Questo può venire in una location a vostra scelta oppure negli uffici della vostra azienda dove con elementi grafici personalizzati potremo creare un vero e proprio studio. Se non avete una location può essere simulata ovunque con un green screen come lo è in realtà adesso. Nel caso in cui ciò non sia possibile quindi portare gli ospiti in uno studio o in una location possiamo collegare tutti i guest, me compreso che sono il presentatore, da remoto. Ora però diamo inizio alla presentazione. Quello che vedete ora sullo schermo è un countdown che può essere visto in onda da chiunque partecipe all'evento. Terminerà esattamente all'ora prevista per l'inizio del nostro evento. Avete appena visto la sigla iniziale e ora l'evento è davvero iniziato. Veniamo alle presentazioni. Io sono Vittorio e vi guiderò in questa demo per mostrarvi questo nuovo modo di comunicare totalmente virtuale. Come vedete qui sotto è apparso un sottopancia che riporta il mio nome e in questo caso la mia carica in azienda. I sottopancia sono totalmente personalizzabili per renderli coordinati alla vostra immagine aziendale. Ma entriamo subito nel vivo. In questo momento un interlocutore remoto apparirà accanto a me e potremo dialogare come se fossimo insieme. Invito quindi a salire su questo palco virtuale Mario che è in collegamento da casa sua. Ciao Vittorio, sono felice di aiutarti per questa dimostrazione. L'animazione che avete visto per passare dall'inquadratura in cui ero da solo a quella con Mario si chiama Stinger ed è un elemento grafico totalmente personalizzabile che usiamo spesso per passare da una situazione all'altra durante gli eventi digitali. Da casa Mario vede esattamente quello che state vedendo ora sullo schermo, ovvero il programma, che in parola semplice è ciò che sta andando in onda, corredato da timer e orologio, per poter avere chiare le tempistiche che ha a disposizione per il suo intervento. Anche io dalla mia postazione vedo ciò che c'è in onda ora, perché ho un grande monitor proprio qui davanti a me. Da questa schermata 2 possiamo zoomare su Mario, Così da poterlo vedere a pieno schermo e mostrare il suo sottopancia. Mario potrà quindi ora presentare dei PowerPoint e esporre la sua relazione, proprio come verrebbe nella realtà. Lo posso fare anch'io e volendo possiamo fare una presentazione in coppia, proprio come potete vedere ora. In questo momento sono stato qui sul palco solo insieme a Mario, ma possiamo arrivare ad essere molti di più. Saluto e ringrazio Mario e i nostri ospiti. Avete appena visto un video che da Scaletta sarebbe dovuto andare in onda dopo aver salutato gli ospiti. Il regista sapeva perfettamente che video mandare in onda perché prima di ogni diretta viene redatta una scaletta e un piano regia. In questo modo ognuno sa perfettamente cosa andrà in onda in ogni momento. Durante gli eventi possiamo far apparire in sovrappensione dei loghi, ticker che scorrono, infografiche e box per le domande e live pooling per i sondaggi in tempo reale. Così da poter interagire con il pubblico e mantenere alta l'attenzione anche durante gli eventi più lunghi. Per me è stato più che un piacere presentarvi una parte delle potenzialità del servizio che vi possiamo offrire e vi ricordo che è interamente personalizzabile e adattabile ad ogni vostra esigenza. I nostri commerciali e consulenti sono a vostra completa disposizione per ogni altra informazione. Vi ringrazio quindi dell'attenzione e vi auguro una buona giornata. Ecco quindi io ringrazio Vittorio che in realtà è qui in sala con noi, che ci ha supportato nell'organizzazione insieme a tutto il suo team di Netic, veramente siete fantastici e torniamo a dire la, la componente virtuale, la componente digitale è fondamentale, è preziosa e strategica, eh, come però la possibilità di avere un evento face to face, la possibilità di essere qui con i direttori di Milano che sono qua in sala con noi la possibilità di avere i direttori di Roma che sono in sala a Roma, ma anche la possibilità di avere tutti i direttori da tutta Italia collegati con noi in questo momento. Lascio quindi la parola nuovamente a Marco per i saluti finali. Io ringrazio ancora anche il direttore dell'NH Milano Congress, Riccardo Bombacci, per la pazienza, perché io oggi ho fatto la cliente, anche ieri, e come ogni cliente che si rispetti sono stata molto esigente, quindi grazie per la pazienza. La disponibilità. Grazie ancora a tutti i panelist perché li ho stalkerizzati nell'ultimo mese. E lo so, sono una sales e quindi fa parte di me essere <ride> persuasiva. Quindi grazie ancora. Marco, lascio a te i saluti finali e ringrazio tutti per questa opportunità. Semplicemente due parole ringraziare tutti che avete, avete speso con noi queste un paio d'orette, i panelist ovviamente, il padrone di casa e, e tutti i direttori collegati che da oggi avranno uno strumento in più da poter pubblicizzare eh, a tutti quelli che ci verranno a trovare nei nostri alberghi. E ricordiamoci che non siamo, non siamo morti, siamo hanno ferito ma torneremo più forti di prima, su questo ne sono convinto. Eh, abbiamo un esempio qua del nostro direttore che fa doppio lavoro perché si è trasformato, prima era amministratore delegato di AI Communication e è diventato direttore dell'albergo, parte tutto, grazie davvero a tutti e buon pomeriggio. Grazie. grazie.